Nata perché ci sembrava che sui temi in particolare dell'empowerment femminile si dovessero usare degli strumenti non tradizionali, più comunicativi di un convegno o dei luoghi dove insomma, si incontrano le persone che di questi temi già sanno. E invece noi volevamo usare uno strumento che dica che le donne sanno fare tutto, magari in modo diverso dagli uomini, ma lo fanno con gioia, con voglia di esserci, a partire dal gioco del calcio, che è uno sport tradizionalmente ritenuto maschile. Sicuramente, come abbiamo sottolineato, non sarà una finalità agonistica e di conseguenza il punto di partenza sarà soprattutto scoprire qual è il livello delle singole ragazze e cercare di trovare quindi una omogeneità, perché naturalmente una squadra si costruisce intanto da questa base. Se sarò esigente o meno lo scopriremo nel tempo, soprattutto dovranno essere le mie atlete a dirlo. Io posso solo sottolineare il fatto che naturalmente non abbiamo fini sportivi agonistici, ma dei fini legati a dei temi, all'importanza quindi di lavorare nella figura al femminile. Questo è quello che ci accomuna e che ci ha anche stimolato a creare la nazionale.